la gente crede fossimo noi che volessimo abusare di un'opera così importante. Senta, quando devo dire, Giorgio era eccezionale come attore, non ho mai visto nessuno recitare così bene. Quando Gaber è mancato, lei si è negato giustamente anche alla stampa nelle prime ore, insomma, ai commenti. Io le chiedo invece un ricordo di Gaber, credo lo stiano facendo un po' tutti in questo periodo, però lei è stata forse la persona più vicina artisticamente anche dal punto di vista emotivo a Gaber. Mi ha già ampiamente descritto il Gaber attore, il Gaber amico, allora. E il Gaber amico è quello che un giorno io facevo la trasmissione con Chiambretti e lui non, naturalmente non andava mai in televisione, però io mi arrischiavo a chiedergli dei favori, però mi ha chiesto Chiambretti ma se potrebbe venire Gigio Gaber a farci una cosa, lui stava provando in teatro e mi ha detto vabbè insomma io non lo faccio per te, mandami una troupe e io ti faccio una cosa. E Chiambretti non lo mandò e questo non lo fece andare in bestia, te la paga io. Vabbè, questa è una cosa. Come amico devo dire che io devo dire che sapevo da 10 anni come stava, e come medico, come amico non potevo dirlo a nessuno, per cui l'ho vissuto parecchio male. Di mese in mese, di anno in anno andava tutto bene, sembrava che funzionasse, non vedevo che non camminava, però andava bene, eccetera, tranne quando l'ho visto un po' gonfio, però mi ha detto che faceva delle terapie di cortisone perché era stato operato all'anca, poi mi ha detto che stava incidendo un disco, allora sta meglio, vuol dire che. E quando furono chiamati da Celentano, Folo, lui è Albanese, nella trasmissione si trattò, mi ricordo, parlarono di fare Ho visto un re e volevano farla e Giorgio disse no, scusate, se non viene Enzo non si fa. E io devo dire che sono rimasto molto commosso perché lui non poteva non interessargli, anche perché non era, il nostro non era un essere vicini di continuo, ed è forse peggio, perché ci vedeva ogni 2 o 3 mesi, ogni anno andavo giù dal Siriano, andavo a trovare, mi diceva Iannone, la mette sempre sul fisico, L'ultima volta che abbiamo fatto gli Aga Brothers, mi ha dato una fetta di limone, ci siamo caduto il fiato, ci siamo caduti uno con l'altro, l'uno e l'altro, ho detto non si può più rettare, te la butti sul fisico, non c'è neanche quello. E quindi io trovo che, per fare una considerazione più che una domanda, nel momento in cui lui ha prodotto le sue canzoni più ciniche, più disilluse, più arrabbiate, invece è ritornato molto il Gaber della libertà, che non è star sopra un albero, in un momento anche in cui la gente ritorna in piazza, ritorna a manifestare, no? Cioè lui forse si incattiviva sempre di più e la gente riscopriva invece le sue cose, perché vedeva che la gente non si ribellava. Vedeva che c'era un mutismo, e del resto diciamo che è stato un Moretti ante litteram, però non era un tempo di girotondi, non era tempo di. Io, come dico, pensando un po' di tempo, faccio sempre fatica a parlarne. Cosa vuole? Io so cose che ho preso da lì in braccio quando era appena nata, Ombretta l'ho conosciuta da ragazzina. E è stata una cosa. È stata una cosa pesante non vederlo arrivare in chiesa nella bara, ma quando lo portano via, non c'è più. Grazie. Prego.